Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza coronavirus con la curva epidemiologica che continua il suo trend in discesa. I numeri dei ricoveri e dei decessi per Covid in Abruzzo migliorano di giorno in giorno. Sul fronte vaccini, nel frattempo, c'è una spinta ad un ulteriore miglioramento della quantità di dosi somministrate ogni giorno e da lunedì si aprono anche le prenotazioni per gli over 40. Le inoculazioni per questa fascia d'età inizieranno però dai primi di giugno. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. La campagna vaccinale porta i suoi benefici, che stanno nei numeri, e in Abruzzo è pronta una nuova accelerazione. Da dopodomani, lunedì 17 maggio, si apriranno le prenotazioni per le vaccinazioni della fascia di età 40-49 anni attraverso il portale di Poste Italiane, cui si può accedere anche tramite quello della Regione Abruzzo. L'indicazione di massima è che gli over 40 inizieranno poi a vaccinarsi dall'8 giugno. Già aperte le prenotazioni per la fascia di età 50-59 anni, per la quale le inoculazioni prenderanno il via a metà della prossima settimana, il 20 maggio. L'Abruzzo è prossimo alla somministrazione di 600.000 vaccini. A questa mattina il dato era di 594.087 dosi inoculate su poco più di 690.000 dosi consegnate, con una percentuale di somministrazione dell'86,1%. Secondo gli ultimi dati elaborati da U-Trend, l'Abruzzo ha una percentuale di vaccinazione con almeno una dose agli adulti over 16 del 35,6%, un filo sopra la media nazionale del 35,4%, dato che diventa del 16,6% su entrambe le dosi rispetto al dato nazionale che si assesta al 15,5%. Si diceva dei benefici della campagna che nei numeri, nell'aggiornamento di ieri, si è constatato che l'aumento settimanale dei nuovi contagi è sensibilmente sceso rispetto alle due settimane precedenti. Ieri il dato portava un più 744, quando nei report precedenti si era sempre sopra quota 1000. In calo anche i decessi. Due settimane fa si era registrato un più 43, poi più 25 e ieri un più 24, con una giornata, quella di mercoledì scorso, nella quale il bollettino quotidiano aveva riportato zero a questa voce, che è poi quella più dolorosa. In netto calo anche i ricoveri, in particolare quelli in terapia intensiva. Erano 36 due settimane fa, successivamente 27, fino ai 19 rilevati ieri, con decrementi che oscillano tra le 8 e le 9 unità. Un trend che, se si mantenesse stabile, potrebbe portare all'azzeramento dei posti occupati in terapia intensiva da malati Covid tra 2 o 3 settimane. Così come sono scesi i ricoveri ordinari, sono nell'ultima settimana di 92 unità. E poi i casi attualmente positivi in Abruzzo. Da ieri sono scesi sotto le 7.000 unità. Per ritrovare un dato simile bisogna tornare ai primi di novembre, quando la seconda ondata del Covid era in piena espansione. Dinamiche che spiegano anche il motivo per cui la Regione Abruzzo non rischia ulteriori chiusure né di scivolare in zona arancione. Allarme che si era diffuso dopo l'ultima rilevazione dell'indice R-Conti a 0,95, vicino alla soglia fatidica di 1. Il quadro epidemiologico è in netto miglioramento in tutto il paese e ieri il Presidente della Regione Marsilio ha fatto sapere che il Ministro Speranza è pronto ad accogliere la richiesta avanzata dalle Regioni di revisione dei parametri di classificazione, laddove l'indice R-Conti ora risulta inadeguato a fornire la categoria di rischio. Vista la bassa pressione negli ospedali, l'Abruzzo non finirà in zona arancione e le nuove misure di classificazione saranno con ogni probabilità introdotte con il decreto Sostegni Bis. E allora andiamo a vedere i dati aggiornati dal bollettino, l'ultimo disponibile da parte della Regione Abruzzo. Sono 112 nuovi casi Covid accertati nelle ultime ore, emersi dall'analisi di 4.182 tamponi molecolari, positivo il 2,68% dei campioni. Si registra un solo decesso recente che fa salire il bilancio delle vittime a 2.453 da inizio emergenza. Continuano a scendere i ricoveri
ricoveri che passano dai 234 di ieri ai 224 di oggi complessivamente. I 205 sono ricoverati in area medica, meno 10, e 19, numero invariato, in terapia intensiva. Altri 6.668 sono invece in isolamento domiciliare, questo numero in aumento di 16 unità. I guariti sono 63.797, più 105 rispetto a ieri. Le località con più nuovi casi sono Celano e Guardia Grele, 10 rispettivamente. A livello provinciale l'incremento più consistente è quello del Chietino, 39 casi, poi l'Aquilano con 38, il Teramano con 20 e il Pescarese con 12. E proseguiamo con un'altra notizia di cronaca. Un incidente attorno alle 14.30 si è verificato sulla variante statale 84 Frentana a Lanciano, in provincia di Chieti. Nello scontro fra un'auto e una moto ha perso la vita il motociclista, un quarantenne di Lanciano, Mauro Picca. È accaduto tutto a poche decine di metri dal distaccamento dei vigili del fuoco, che sono subito accorsi, come vedete anche dalla fotografia. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, oltre ai carabinieri che si sono occupati della ricostruzione delle modalità del sinistro, assieme alla polizia municipale, che ha gestito la viabilità a lungo rimasta interrotta. Dai primi accertamenti sembra che l'auto fosse in fase di sorpasso quando è entrata in collisione con la moto che stava uscendo da una strada laterale. La moto ha poi anche preso fuoco. Il conducente dell'automobile, un 25enne, è rimasto illeso. La procura di Lanciano ha aperto un'indagine. Ancora cronaca: tre ragazzi ammoniti dalla questura di Pescara per cyberbullismo. Questa è la prima volta che succede dall'entrata in vigore della legge del 2017 che regola questo genere di reati. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Tre ragazzi ammoniti dalla questura di Pescara per cyberbullismo. Tutto è partito dalla segnalazione della madre di una ragazza che sarebbe stata oggetto di offese denigratorie da parte di alcuni coetanei tra i 15 e i 16 anni di età. I cosiddetti cyberbulli avrebbero realizzato degli sticker, immagini online ottenute dalle foto sui profili social della ragazza e da altre foto scattate di nascosto. Così poi avrebbero preso in giro la vittima in alcune chat. Da qui l'intervento della polizia, la quale, visto la giovane età dei soggetti, ha deciso di percorrere la via amministrativa ammonendo i tre ragazzi. È un provvedimento sempre che ha natura, come dicevo prima, preventiva, e serve appunto ad evitare che determinati comportamenti abbiano conseguenze ulteriori sia per la vittima ma anche per l'autore, perché lo preserva da un eventuale processo penale, perché, come dicevo prima, sono comportamenti che possono avere una valenza anche sul piano penale. Il provvedimento, i cui effetti scadranno al compimento della maggiore età, è amministrativo, per cui non occorrono prove di rilevanza penale, ma solo la sussistenza di indizi. Questa è la prima volta nella storia di Pescara che la questura emette un ammonimento per cyberbullismo. E questi sono i primi ammonimenti che facciamo, quindi sicuramente questi episodi è venuto fuori, però è l'unico che noi, di cui abbiamo avuto contezza. Serve, ripeto, proprio ad assolvere una funzione monitoria e quindi poi educativa. Restiamo a Pescara. In tre palazzine ATER, dove vivono disabili e anziani, manca l'ascensore. I residenti hanno fatto richiesta da tempo, ma nella programmazione 2021 sono stanziati i soldi dell'ascensore, però nessuna traccia ancora. Vediamo il servizio. Il progetto c'è, i soldi anche, quel che manca è l'ascensore. È per questo che persone con problemi di deambulazione, quali disabili e anziani, sono segregati in casa. Succede alle case Gescal di via Valle San Mauro a Pescara, dove tutte le palazzine dell'ATER hanno da anni l'ascensore, fatta eccezione per soli tre fabbricati in cui i residenti sono stati abbandonati. Sono anni che abbiamo fatto richiesta, ci racconta un'inquilina, ma nessuno ci ha mai risposto.
Ne ho avuto prima una protesi completa al ginocchio che si è rotta e poi me l'hanno rimessa. E io abito al primo piano rialzato e ogni tanto scendo con le stampelle, ma adesso è peggiorato perché col Covid non ho potuto fare la fisioterapia, è tutto chiuso, dovevi fare la piscina e niente, per scendere ho le stampelle. Poi questo, il deambulatore mi sono dovuta fare perché mi stanco, il dolore è forte. E ce l'ho nel garage e ogni tanto esco perché io non ce la faccio, sta chiusa sempre dentro. E io, noi facciamo questa domanda 15 anni fa, perché a fianco a me la signora è morta, stava proprio sulla sedia a rotelle. Eppure non vi sono problemi tecnici per la realizzazione dell'ascensore e a mancare non sono nemmeno i soldi. Sono stanziati 150.000 euro che però non arrivano all'ATER. Come spiega ai nostri microfoni il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari. Sono tre palazzine, case Gescal popolari, proprietà di Regione Abruzzo, senza ascensore, il civico 40, 42 e 44 e sono proprio quelle abitazioni dove ci sono malati gravissimi, disabili, anziani che non possono scendere più di casa da tanti anni, sono segregati in casa, persone con gravi patologie che oggi non sono potuti scendere sotto e che non ce la fanno più e che dicono guardi noi vorremmo rivedere la luce del sole. Il bilancio di previsione del 2021 ha fatto stanziare 150.000 euro della Regione Abruzzo, quindi i soldi ci sono, l'ATER ha fatto il progetto, quindi è tutto pronto, si è intoppato tutto al trasferimento, cioè le somme non vengono trasferite dalla Regione all'ATER. I soldi ci sono, come mai non vengono trasferiti all'ATER? È proprio questo il problema che stiamo chiedendo a Regione Abruzzo, chiediamo al Presidente di Regione, l'assessore regionale al bilancio Liris di sollecitare la Regione, i loro uffici a fare questo benedetto trasferimento, perché si sta parlando di riprogrammazione dei fondi europei, perché sono fondi, soldi che vengono dai fondi europei, la riprogrammazione si fa in un'ora, non dobbiamo aspettare mesi, mesi e mesi e mesi per la riprogrammazione delle risorse europee. Voltiamo pagina. Adattare la produzione artistica delle ceramiche di Castelli al mercato moderno nazionale ed internazionale. Questo è l'obiettivo della startup Castelli di Ceramica, una iniziativa che è stata presentata in provincia di Teramo. Andiamo a vedere il servizio di Tania Bonnici Castelli. Castelli di Ceramica è un progetto di innovazione e design che lancia sul mercato della quotidianità una linea di oggetti castellani, artistici e moderni da usare tutti i giorni, destinato alle generazioni più giovani. Come avete innovato? Abbiamo semplicemente applicato sensibilità a tutto ciò che di grande già c'era, quindi abbiamo preservato la tradizione, la bravura, l'identità degli artigiani per conferire a questi grandissimi valori l'innovazione che poteva portare tutto questo nel terzo millennio, adducendo delle nuove funzionalità al prodotto. Una linea di oggetti quotidiani realizzati con un occhio sempre attento alla grande tradizione della ceramica di Castelli, ma che punta attraverso l'innovazione del design alla conquista di mercati contemporanei. L'idea è di introdurre in un segmento di pubblico più giovane, diciamo il segmento obiettivo sono le giovani coppie appassionate di design e quindi far scoprire loro una tradizione straordinaria ma con nuove funzionalità, quindi l'introduzione sul mercato è attraverso i canali commerciali tradizionali ma anche i nuovi canali digitali che ci danno sbocco su nuovi segmenti e nuove potenzialità. Sono particolarmente costosi? No, assolutamente no. Sono varie fasce di prezzo possibili, ma soprattutto ci sono personalizzazioni di vario tipo che permettono anche ai ceramisti di esprimersi in maniera libera. La provincia come sostiene questo progetto innovativo? Questo si inserisce in un progetto più ampio che la provincia ha avviato da circa un anno, cioè quello comunque di coinvolgere il territorio per elaborare delle idee e delle soluzioni progettuali. Oggi abbiamo l'occasione di presentare questo eccellente progetto che sarà finalizzato al recupero della ceramica di Castelli in vesti innovative. Ci sarà la possibilità di coniugare la tradizione di Castelli con le più moderne tecnologie per conquistare i mercati futuri. Il più recente cambiamento d'epoca Castelli lo ha vissuto lo scorso Natale, quando il suo originalissimo presepe monumentale è stato ammirato da tutto il mondo in Piazza San Pietro, un'iniziativa quella sostenuta dal Vescovo di Teramo Monsignor Lorenzo Leuzzi e particolarmente apprezzata da Papa Francesco. Il porto turistico Marina di Pescara ottiene la 30ª bandiera blu. L'ente sottolinea il lavoro fatto in questi anni per implementare i servizi e per mantenere alta l'attenzione verso l'ambiente. Vediamo.
Il Marina di Pescara è per il 30° anno consecutivo bandiera blu. Il vessillo assegnato dalla FEE continua a sventolare sul porto turistico del capoluogo adriatico, segno che al Marina di Pescara sono stati continuamente implementati sia i livelli di qualità dei servizi che le strategie di attenzione verso l'ambiente. Nel corso dell'ultimo quinquennio la gestione del Marina di Pescara è stata fortemente improntata ed ispirata dai problemi posti dalla necessità di coniugare la sostenibilità economico-finanziaria del porto con il rispetto e la tutela di un ambiente come quello marino fortemente minacciato dal contesto geomorfologico e urbanistico circostante. In questo quadro, si legge nel comunicato del Marina di Pescara, si inseriscono in particolare tutti i più recenti interventi tesi ad armonizzare manutenzioni ed investimenti con misure ad impatto ambientale sempre decrescente. Di maggior rilievo l'installazione di un impianto di dissalazione e potabilizzazione, il quale, una volta entrato definitivamente in funzione, consentirà al Marina di rendersi completamente autonomo rispetto alla rete idrica pubblica, notoriamente obsoleta e generatrice di sprechi e perdite. Ma il porto turistico di Pescara ha visto anche un altro importante intervento con la progressiva sostituzione degli impianti di illuminazione degli spazi esterni con lampade a LED, la cui installazione ha prodotto un minor consumo di energia elettrica di oltre il 70% rispetto alle lampadine tradizionali. Altro importante presidio è costituito dall'implementazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle varie utenze del porto, grazie alla proficua collaborazione con Ambiente, l'azienda pubblica che si occupa del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani a Pescara. In più c'è stata l'installazione di ben due dispositivi C-Bin, la cui funzione è quella di raccogliere i piccoli oggetti, in particolare le plastiche galleggianti, la cui presenza resta una delle maggiori minacce per l'ecosistema marino. Infine, conclude il comunicato del Marina di Pescara, all'interno del porto è attiva una ciclostazione per biciclette elettriche e una colonnina di ricarica rapida per le automobili, sia plug-in che ibride, attivata in collaborazione con una delle più prestigiose case automobilistiche mondiali. Ora lo sport. Mentre proseguono le riflessioni in casa Pescara sulla prossima stagione in Serie C, l'ex difensore biancazzurro Giacomo Di Cara e l'ex capitano Michele Gelsi danno alcuni consigli su come ripartire e sottolineano quanto sia importante il rispetto dei ruoli nell'organizzazione societaria e la necessità di un ripulisti completo della rosa. Vediamo il servizio. Ci sono dei ruoli che devono essere rispettati, tutti devono dare il proprio contributo e quando questo... Io parlo a livello generale a tutte le specifiche, perché la società prevede delle figure che sono obbligatorie. C'è un presidente, c'è un direttore sportivo, c'è un allenatore in seconda, c'è un preparatore atletico e a cascata poi ci sono delle figure che sono obbligatorie nel mondo del calcio e ogni figura del mondo del calcio deve avere la propria competenza, deve avere il proprio spazio e deve decidere per quello che è la sua competenza. Consiglio di fare le cose fatte per bene, fare le cose prendendo giocatori non importanti, ma giocatori pronti per questa categoria, giovani di valore, ripartire da giocatori che tengono veramente a questa maglia e dopodiché ecco, cioè essere pronti per risalire, perché rimanere un anno in quella categoria significa non dico morirci, ma fare una fatica immane poi per venirne fuori, perché poi diventa veramente difficile. Secondo me già dall'epoca doveva essere fatto un ripulisti dopo quello che è successo l'anno scorso, cioè tagliare proprio dalle radici, direttori, giocatori, tenere, come ha detto Giacomo, due o tre giocatori che erano stati un pochettino più affidabili e poi il resto deve essere tutto cambiato. Invece siamo rimasti con quasi tutti i giocatori, stessi direttori, come se niente fosse, e purtroppo poi gli errori li paghi. Dopo quello che è successo ulteriormente dopo un anno non deve più rimanere nessuno, né direttore né allenatore, deve essere una nuova linfa in tutti i sensi.
prendere giocatori di categoria, gente che ha voglia di correre, gente che ha voglia di dimostrare che può stare non in Serie B ma in Serie C, per poi andare a step. Adesso la Serie D, la 29esima giornata del girone F, vede il rinvio della gara del Giulianova che sarebbe stato impegnato al Quinto Ricci di Aprilia, scontro tutto abruzzese a Castelnuovo dove arriva la Vastese. Il Pineto va a Fiuggi mentre il Notaresco ospita la Cinzia Albalonga. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. In Serie D torna a giocare il Castelnuovo che dopo aver visto rinviati gli ultimi impegni a causa dei contagi che avevano colpito il gruppo squadra avrà subito uno scontro tutto in salsa abruzzese contro la Vastese. Aragonesi che in settimana invece si sono fermati all'Aragona contro il Castelfidardo, mentre i neroverdi devono cercare di difendere la piazza playoff che adesso condividono con Recanatese, Matese e appunto Castelfidardo. Il vantaggio degli uomini di Guido Di Fabio sta nel minor numero di gare disputate, 26 contro le 28 delle rivali. Castelnuovo che sarà privo di alcune pedine, in difesa mancherà lo squalificato Terrenzio, mentre la Vastese proverà a cancellare la propria opaca di mercoledì contro i marchigiani, ma dovrà farlo senza Nicolas Di Filippo, appiedato anche lui per un turno dal giudice sportivo. Ci prepariamo per continuare a fare questo tour de force che sapevamo che ci fosse, che ci stesse, e quindi siamo propensi a fare questi sacrifici fino alla fine, perché il campionato dice questo, e quindi dobbiamo essere poi bravi a trovare i punti e non solo con le squadre che ci hanno, ecco, come il Notaresco o il Campobasso, anche con altre squadre. A provare a dare una mano al Castelnuovo, anche per poter accorciare sulla terza piazza, potrebbe essere il Notaresco, che al Savini, dopo aver regolato in settimana il Monte Giorgio, ospita la Cinzia Albalonga. I rossoblù, dopo il successo di mercoledì, hanno accorciato la distanza che li separava dal Campobasso, ma i molisani hanno da recuperare una gara in più e domani ospitano il Tolentino, che è ai margini della zona calda di classifica. La lotta per il vertice però per il Notaresco allo stato attuale passa per forza di cose da una flessione del Campobasso, che tuttavia sembra lanciatissimo verso il salto di categoria. Chi invece vede rinviato l'impegno della 29esima giornata è la Giulianova, che avrebbe dovuto far visita all'Aprilia al Quinto Ricci, gara rinviata data da destinarsi. Un vero peccato per i giallorossi che grazie ai successi in ordine cronologico con Fiuggi e Monte Giorgio stanno risalendo la china in classifica in attesa degli altri due recuperi che la formazione di Leonardo Pitetto dovrà disputare contro le squadre che le sono dietro in classifica, Agnonese e Porto Sant'Elpidio. Quello coi marchigiani però arriva presto, mercoledì infatti infornata di gare per cercare di riequilibrare una graduatoria con ancora troppi asterischi. Non sarà l'unico recupero del girone F, perché sempre mercoledì scenderanno in campo Monte Giorgio Vastese, Agnonese Tolentino e Vasto Girardi Pineto. E a proposito di Pineto, domani sarà di scena al Capo i Prati di Fiuggi contro l'11 di Beppe Incocciati. L'impegno di quelli insidiosi per i biancazzurri, che dovranno fare a meno di Della Quercia squalificato, ma col vento in poppa di un cammino che ha visto, a parte lo stop di Campobasso, la squadra di Pomante inanellare una serie di risultati che stanno riportando il Pineto a pochi passi dalla zona playoff. Guarda, è stata una bella emozione ritornare in campo dopo, veramente sono passati 3-4 mesi ed è stata un'emozione unica, soprattutto perché era il mio giorno del compleanno. Ed è stata una grandissima vittoria da parte dei ragazzi, è stato molto emozionante. Sì, anche perché abbiamo vinto 3-1, che era una partita molto importante per noi, e anche per ringrazio il mister per l'opportunità, i ragazzi, perché è stata una bellissima partita, e Meningleri per il gol dedicato. Sì, è una partita molto difficile, è una squadra molto compatta, sanno giocare bene a pallone e noi non dobbiamo sbagliare questa partita per noi, per il nostro cammino, perché stiamo facendo molto bene e andiamo là con la consapevolezza di fare bene, perché siamo una grande squadra e possiamo portare a casa questi punti. E restiamo proprio a Pineto, riabituare i bambini all'attività sportiva è questo l'obiettivo principale del Pine Campus, che inizierà il prossimo 28 giugno allo stadio Mariani Pavone. Vediamo il servizio. Un campus sportivo multidisciplinare dedicato a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni e che coinvolge 6 società del territorio. Oltre al Pineto Calcio, anche l'Abba Pineto Volley, l'Atri Pineto Baseball, il Tennis Club Gli Oleandri, il Nuovo Pineto Basket e la Pallacanestro Roseto. Gli istruttori di queste società organizzano il Pine Campus allo stadio Mariani Pavone dal 28 giugno al 23 luglio e i partecipanti avranno l'opportunità di cimentarsi con tutti questi sport, con l'obiettivo
nuovo di essere stimolati e riavviati alla pratica dell'attività sportiva dopo il lungo stop generato dalla pandemia. La soddisfazione del presidente del Pineto, Silvio Brocco. Sicuramente una gran bella iniziativa che coinvolge giovani ragazzi da 6 ai 12 anni, quindi sicuramente sarà un'iniziativa molto formativa per i giovani che si sentono aggregati, uniti e che possono convivere insieme dei momenti belli dello sport. Viene in un momento in cui ha un significato di risorgere con le iniziative sportive, quindi la cosa a noi fa piacere tantissimo. Io ringrazio tutto lo staff del Pineto che ha avuto questa splendida iniziativa, idea di coinvolgere non solo il calcio, ma la cosa più bella è vedere i giovani, i ragazzini da 6 ai 12 anni impegnati in quello che è il sacrificio dello sport e quindi un altro percorso educativo della loro vita. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand trovate i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona serata.